Ciao, questa sera vi mostro come realizzare il presepe nella capanna, che è proprio questo qua, fatto con la tecnica dell'infeltrimento ad ago. Come vedete è proprio un presepino essenziale, dove sono appunto raffigurati in ogni facciata, diciamo, della capanna i personaggi principali, che sono appunto la Sacra Famiglia, l'angioletto, le pecore e il pastore. Questa capanna è stata realizzata con un feltro particolare, che è il feltro di lana, che ha la bellissima particolarità di essere morbido, per cui facilmente lavorabile con l'ago per infeltrire, e per cui ci possiamo mettere tutti i particolari che vogliamo in modo semplice e facile. E poi un'altra particolarità che mi piace veramente tanto è il fatto che traspare alla luce. E infatti io, per renderlo ancora più suggestivo, questo carinissimo presepe, io ho aggiunto le lucine LED che ho rimesso qua sotto, e sono anche molto carina, come vedete qua, che si illumina. Forse adesso non riuscite a vedere quanto è bellino, magari dopo nel video che segue, insomma, vedrete che bell'effetto che fa. E adesso seguite il video fino alla fine e vi mostro tutti i passaggi. Purtroppo questo non vi servirà, diciamo, forse per questo Natale, però magari per il prossimo Natale. L'ho fatto un po' in ritardo, ma purtroppo ho avuto veramente tantissimo da fare. Però può essere, diciamo, che potete imparare la tecnica e poi sbizzarrirvi con la vostra fantasia, le vostre idee. Si può pensare anche, e magari prossimamente lo farò, di utilizzare sempre questa tecnica, questo modo di fare, per realizzare una bajour, una lampada da notte salvabuio per un bambino che magari ha paura appunto del buio, e magari raffigurare nelle facciate di una casetta, magari la trasformiamo con un tetto più simpatico di un altro colore, e magari raffigurare altri personaggi, come possono essere magari tutti angioletti, e non mettere proprio la Sacra Famiglia. Comunque magari ognuno di noi utilizza la propria fantasia e si possono realizzare dei bellissimi capolavori. Intanto io vi saluto e seguite il video fino alla fine, dove verranno appunto rappresentate tutte le fasi della realizzazione, e andate a guardare sempre sul mio blog e soprattutto sulla mia pagina Facebook, che è quella più, diciamo, più aggiornata. Mettetemi tanti mi piace, auguro a tutti, buon Natale e buon I'm not afraid to die.
I
shame.